Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento, lo spoglio delle schede sarà effettuato da una commissione di scrutinio formata da 8 senatori estratti a sorte. Estraiamo gli 8 fortunati senatori. Fortunatissimi. Il primo è Gelmetti. Dov'è Gelmetti? Ti sei messo in alto, Gelmetti. Bravo. Il secondo è Calandrini. Tutti dello stesso gruppo finora, sono due. Il terzo è Matera, sempre dello stesso gruppo, è monocolore. Oh, cambiato gruppo. Il quarto è Fina. Chi è Fina? È presente? Fina, oh, abbiamo più. Complimenti, Fina. Il quinto è Castiello. Finalmente abbiamo una senatrice. No, senatore. Ma c'è una senatrice che si chiama Castiello? O un deputato. Era un'altra legislatura. Vabbè, chi ne ha fatte tante si confonde. In compenso la donna arriva ed è una donna che c'era già e che si chiama Sbrollini. Grazie, senatrice. Non c'è? Va bene, andiamo avanti. Sabrina Licheri è la... Quanti siamo? Sei? L'ultima è... l'ultimo è Delia. Delia, dov'è Delia? Eccola, grazie. Allora, ne abbiamo estratti 8, in modo che se qualcuno è assente, ci stiamo. Chi è che manca? Solo la Sbrollini dei nomi che ho fatto? Ci siamo dentro, allora. Bene, abbiamo fatto il sorteggio, quindi la commissione, che è successo? Non c'è un problema, tanto solo 5 su 8 ne prendiamo. E quindi è composta dai nomi che ho appena letto. Dichiara aperte le votazioni quando sarà il momento. La seduta è ripresa. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione dei 4 vicepresidenti. Verbale di scrutinio, sono presenti 182 per i 4 vicepresidenti, 182 senatori, ne votano 181, hanno ottenuto voti Centinaio, il senatore Centinaio, 108 voti, il senatore... senatore Gasparri, 90 voti. La senatrice Rossomando, che è una conferma, 73 voti. La senatrice Castellone, 68 voti. Questi sono dispersi. 3 voti dispersi. E 3 schede bianche, nessuna scheda nulla. Risultano eletti il senatore Centinaio, il senatore Gasparri, la senatrice Rossomando, la senatrice Castellone, che sono i nuovi vicepresidenti del Senato. Complimenti a tutti e 4 da parte mia e credo di tutta l'Assemblea.